Benvenuti nel mio canale. Cosa succederà nel nuovo episodio di HUDUTSUZ SEVDA? Non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche. Zeynep e la madre di Cingoz, Sakine, vanno a visitare Asiye Leto. Sakine è sicura che Asiye sia stata la ragione per cui suo figlio è stato accoltellato. Asiye deve aver costretto la fidanzata di Leila, Yavuz, a fare questo. Perché Yavuz non lascerà vivere qualcuno che è innamorato della sua fidanzata. Zeynep verrà a sapere che le previsioni di Sakine erano corrette. Ammetterà di aver pianificato la morte di Asiye Cingoz. Zeynep sarà molto arrabbiata. Dirà che è andato troppo oltre con quello che ha fatto. Sparerà ad Asiye Leto al braccio con la pistola che ha portato con sé. Verrà immediatamente segnalato alla gendarmeria. L'odio di Asiye per Zeynep crescerà esponenzialmente dopo questo incidente. Halil dirà che Zeynep ha preso tutta la sua famiglia contro di lui per loro. Dirà che è con Halil e i suoi amici. Pertanto, aiuterà Zeynep a tirarla fuori. Grazie ad Halil, Zeynep uscirà. Adesso Zeynep è in guai seri. Pertanto, dovrà essere rapito il prima possibile. Erdivan sa molto bene che sua moglie Asiye non lascerà questo a Zeynep e vorrà che Zeynep venga uccisa. Vorrà mandare segretamente Zeynep in America. Ma Zeynep non vorrà lasciare quest'ordine senza fermarsi e proprio quando sta per ricongiungersi con Halil. Ma ora è disperata e andrà a salutare Halil. Zeynep dirà che lo sposerà se lui lo desidera, quindi nessuno potrà mandarlo via. Anche se Halil non vuole che se ne vada, non vuole che Zeynep se ne vada perché la sua vita sarà in pericolo in sua presenza. Non gli importerà se se ne va. Halil ora è positivo riguardo all'offerta di Zeynep. In ogni caso non aveva mai detto no a questa offerta. Ma non lo accetterà. Zeynep andrà all'aeroporto per andare in America. Gli uomini di Asiye riceveranno la notizia del rapimento di Zeynep. Vorranno uccidere Zeynep all'aeroporto. Ma Halil prima salverà Zeynep e poi accetterà di sposarla. Condividi anche con me le tue idee. I tuoi commenti e i tuoi mi piace sono molto preziosi per me. Non dimenticare di mettere mi piace al mio video e di attivare le notifiche. Arrivederci.